Ciao, mi chiamo Giulia Gallerani e sono una ricercatrice dell'Istituto Tumori della Romagna e mi occupo dello studio delle cellule tumorali circolanti. Nel 2012 in Italia ci sono state 350.000 nuove diagnosi di tumore. Di questi, 170.000 persone purtroppo non ce l'hanno fatta. Sono numeri rilevanti, ma grazie alla ricerca in campo di prevenzione, diagnosi e trattamenti, sopravvivere è possibile. Dal 2010 in istituto abbiamo costituito un gruppo di ricerca che si occupa di studiare le cellule tumorali circolanti, chiamate anche CTC. Le CTC sono cellule che originano dal tumore ed entrano nel circolo sanguigno. Diffondendosi, possono dare origine a metastasi. Ma fortunatamente, in 10 millilitri di sangue sono presenti circa 50 miliardi di globuli rossi, 50 milioni di globuli bianchi e solo 5 cellule tumorali circolanti possono essere presenti. Le CTC sono quindi cellule rare, non visibili con i moderni metodi di diagnosi per immagine come PET o TAC. Il nostro obiettivo, da 6 anni a questa parte, è quello di sviluppare tecniche che permettano di identificare le cellule tumorali circolanti e tracciare un nuovo percorso nello studio dei tumori. Abbiamo fatto piccoli ma decisivi passi in avanti per capire le CTC e siamo certi di poter raggiungere nuovi e importanti risultati che avranno sicuramente un impatto significativo anche nel campo delle terapie antitumorali. In questi anni abbiamo messo a punto un metodo in grado di isolare le CTC così da poterle studiare a fondo. Per prima cosa dobbiamo disporre di queste cellule, portando questo metodo sui campioni di sangue da paziente durante il loro decorso clinico. Dal campione di sangue procederemo ad estrarre quante più cellule tumorali circolanti possibili, senza danneggiarle, mantenendole vitali. Potremo così ottenere una colonia di CTC sufficientemente numerosa per essere analizzata approfonditamente. I primi esperimenti sulla metodica sono incoraggianti, ma ora ci servono 20.000 euro per cominciare la fase successiva dello studio. Purtroppo la ricerca è molto costosa, ma grazie ai soldi raccolti potremo comprare strumenti e materiali necessari per manipolare il sangue, i reagenti per l'isolamento e i nutrimenti necessari per far crescere e duplicare le CTC. Questa campagna è un'occasione concreta per chi come noi crede che la lotta contro i tumori possa essere vinta e che la ricerca possa essere resa accessibile a tutti. Investire nel nostro sostenitore sarei parte attiva in un progetto che potrebbe in un futuro dare una svolta nel trattamento personalizzato del tumore. C'è una comunità scientifica globale di ricercatori medici che è impegnata quotidianamente a capire come sconfiggere i tumori. Ciò che è importante adesso è connettere questa comunità con tutti coloro che vogliono che il tumore diventi una malattia curabile. La lotta contro il cancro coinvolge tutti noi. Vi chiediamo di supportarci con una piccola donazione e di condividere questo progetto sui social media e con le persone che conoscete. Se incontrate un amico per la strada, parlategliene. Abbiamo scelto di intraprendere l'esperienza della campagna di crowdfunding, sia perché è una nuova modalità con la quale rendere la ricerca e il ricercatore più vicini al resto della società, sia perché vi permette di sapere esattamente a chi vengano destinate le donazioni e per quale attività. Per la prima volta i progressi e i risultati raggiunti in laboratorio saranno disponibili a chiunque voglia accedervi. Come ringraziamento per la vostra generosità, abbiamo deciso di ricambiarvi con qualcosa di tangibile, che possa dimostrare quanto il vostro contributo sia fondamentale a noi e ai pazienti. Ma non vogliamo anticiparvi altro. Per saperne di più e sostenere Trace, visitate la pagina dedicata al crowdfunding. Solo assieme possiamo cambiare il corso della ricerca oncologica. Grazie mille.